Un volo lungo 100 anni è un traguardo molto importante quello che sta tagliando l'aeronautica militare, è così? Esattamente, il 28 marzo l'aeronautica festeggerà i 100 anni dalla sua fondazione. È un traguardo, ma è anche un trampolino di lancio verso il futuro. Vogliamo quindi celebrare questo nostro importante risultato, essendo come sempre al servizio del territorio e delle istituzioni. Vogliamo commemorare la nostra strada fino adesso, vogliamo far vedere che cosa siamo capaci di fare ed ispirare anche le generazioni future protese verso le nuove sfide che avverranno. Com'è cambiata in questi anni l'aeronautica? È cambiata profondamente perché l'aeronautica è una forza armata a forte vocazione tecnologica, quindi tiene il passo con le evoluzioni della tecnica, della scienza e anche del rispetto verso l'ambiente, che per noi è molto importante. Siamo quindi pronti alle sfide del futuro e siamo sempre al servizio delle istituzioni che ci vengono a chiamare. Tra le vostre tante attività ce n'è una in particolare molto importante, salvare le vite umane. Esatto, la prima missione dell'aeronautica militare è la difesa aerea, quindi la difesa del nostro spazio aereo che è inviolabile. Salvare vite umane è la missione di ricerca e soccorso che facciamo con i nostri centri SAR principalmente. Inoltre abbiamo anche il servizio di trasporto dei pazienti in biocontenimento, che anche quello è molto importante per la comunità. Sono 100 anni, ma l'aeronautica è sempre giovane. Qual è il segreto? Il segreto è che cerchiamo appunto di ispirare le generazioni future, rimanere al passo con la tecnologia ed essere sempre aggiornati e pronti ad essere impiegati.